Sono stati più di 4.500 i cittadini chiamati a dare un voto alle varie attività svolte da Sei Toscana nei 104 comuni del lato Toscana Sud. Adesso sono stati presentati i risultati di questo monitoraggio. L'indagine, che fa seguito a quella realizzata a fine 2017, si è concentrata principalmente sulla valutazione dei servizi di raccolta a cassonetto domiciliare e con cassonetti ad accesso controllato, ma anche su servizi di spazzamento, stazioni ecologiche e centri di raccolta ed infine sul servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti. Tutti gli indicatori che sono stati utilizzati nella campagna di monitoraggio hanno registrato un miglioramento rispetto a una precedente campagna che era stata svolta nel 2017 e che già dava dei risultati positivi. Quindi siamo molto soddisfatti, in particolare perché questi ultimi mesi sono stati mesi anche di riorganizzazione del servizio in molti territori, in particolare mi viene in mente in primo luogo la città di Arezzo, attraverso l'introduzione dei cassonetti intelligenti ad accesso controllato e il fatto che anche nell'utilizzo di questi nuovi strumenti di raccolta i cittadini dimostrino un grado di soddisfazione elevato, per noi è motivo di incoraggiamento a proseguire in questa direzione. Sei Toscana ha inoltre presentato anche il report di sostenibilità. Da un lato, attenzione al territorio, attenzione al conto economico, finalmente Sei ha riportato in utile il suo bilancio, l'abbiamo approvato in consiglio e nelle prossime settimane lo porteremo anche in assemblea dei soci. In quell'occasione cambieremo anche il consiglio d'amministrazione, verrà cambiata quindi la governance della società, Sei Toscana tornerà finalmente a essere una società diretta dai comuni, controllata e governata dai comuni tramite le proprie aziende, in particolare Estra, che entra come nuovo soggetto industriale, quindi accanto ai soci privati ci sarà un rinnovato controllo pubblico della società, che sarà anche un modo per far funzionare meglio Sei Toscana.